Allora Bomber che si imbastisce tonight. Chiedilo al Bomber, scusa. Grande Bomber. Bomber, qual è il locale più figo dove sbocciare un po' tonight? Tac. Allora, che dice Bomber? Grande Bomber. Dice qual è senza apostrofo e po' con l'apostrofo. Pedante Bomber. Io non sono pedante. Io sono il pedante. Messaggini, whatsappini, scritti peggio dei bambini. Le faccine, i sorrisini, ma la posso fare un miracolo sui londovini. Tre puntini, snapchattini, pizza, amico non Santorini. All night long, cuoricini, ma la posso fare un miracolo sui londovini. Se sei uno di quelli che scrivono qual è, mettendo l'apostrofo prima della E, l'ortografia corretta, ristudiala perché grammatica. L'ortografia corretta te la rispiegherò e tu studiala, studiala. Nell'ortografia italiana, l'ortografia italiana, l'apostrofo si usa sempre seguendo la definizione. Se c'è una situazione fra queste tre, privé, elezione, truncamento, elezione, truncamento. Quando cade la finale davanti a una parola tale che inizi per vocale. Se parliamo continuamente compiamo le lesioni consapevolmente, ma nello scritto è differente. Le lesioni vanno espresse ma graficamente con l'apostrofo, in qualche caso invece no, tale quale non si elidono, si troncano senza l'apostrofo. Veniamo ora all'apocope o anche troncamento, che sia quando cade un fono o una sillaba. Per esempio, se la parola poco tu togli la finale, l'apostrofo va bene, l'accento invece male. L'ortografia corretta te la rispiegherò, tu studiala e ristudiala. Elezione, truncamento. Bella prof! Ecco ragazzacci, visto che ho 10 giga per navigare, guardiamoci insieme questo videino che ci manda il professor Marco Biffi dell'Accademia della Crusca, che ci dà i compiti per casa. A lei professore! Per casa scrivete un esempio di elisione in cui si usa l'apostrofo e uno di troncamento in cui solitamente non si usa. Io intanto mi riascolto il pezzo del pedante in streaming senza consumare giga. È un simbolo di interpunzione paragrafematico. Ciao! Bella prof!